Nuove prospettive nel settore aerospaziale per la Regione Marche, che insieme al cluster Aerospazio Marche ha presentato i nuovi progetti di sviluppo e riconversione del sistema produttivo. La Regione accompagna una rete di imprese, università e centri di ricerca per trainare l'intero sistema delle piccole e medie imprese, tra cui emergono eccellenze produttive ad alta tecnologia ai vertici di settori in crescita. Tra questi l'impresa Spaceware, che ha creato la tuta Smart Flight Suite 1, indossata dal comandante della missione Virtute 1, il cosmonauta colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei, nel volo del 29 giugno, il primo dedicato alla ricerca in microgravità. Raccontiamo di una impresa marchigiana, la Spaceware, che grazie a una tuta particolare è andata sullo spazio vestendo l'astronauta Villadei in occasione della missione della Virgin Galactic e un'occasione unica per così portare appunto le Marche in una situazione e condizione non abituale. Allora, esiste un cluster fatto da diverse imprese, coordinato appunto dalla Regione Marche. Puntiamo molto sulle imprese che guardano la space economy, perché è un'economia del futuro. Abbiamo la possibilità qui di creare una rete che possa pensare soprattutto a sostenere la space economy attraverso un'impresa che guarda i materiali, che guarda anche, perché no, all'abbigliamento. Noi qui abbiamo un importante distretto della moda, del calzaturiero. Allora dobbiamo immaginare cose che sarebbero state impensabili fino a pochi anni fa, invece, come una realtà che fra un po' potrebbe essere importante, un'economia veramente utile, anche perché poi, se pensiamo allo spazio, pensiamo anche a una gestione del territorio attraverso anche sistemi satellitari che possano controllare anche e governare il territorio, anche dal punto di vista di prevenzione di dissesti idrogeologici, per l'agricoltura, quindi diverse funzioni. Allora, questo indumento è il primo di una serie, la SFS1, cioè la Smart Fly Suit 1, è il primo di una serie di indumenti che stiamo progettando, in quanto Spaceware nasce con il preciso scopo di capire come vestiremo. Come siamo vestiti lo sappiamo già, vestiamo in epoca predigitale. Quello che noi cerchiamo di fare è di utilizzare lo spazio come un grande, immenso laboratorio tecnologico che ci consente di ricavare dei nuovi spazi di ricerca che poi a cascata andranno su tutta la manifattura del Made in Italy. Nelle Marche c'è la sede della Spaceware, che nasce anche grazie a un bando regionale che è stato fatto un paio di anni fa. C'è tutta l'intelligenza e la sede principale nelle Marche. Chiaramente noi siamo un'azienda che guarda al mondo, per cui andando nello spazio i nostri orizzonti sono principalmente sul mercato americano, perché quando si parla di spazio si parla di USA. Pensiamo solo che lo spazio oggi in America significa oltre 200 lanci l'anno, quando l'Europa ne fa meno di 10, tanto per dare dei numeri. Detto questo, noi crediamo appunto che l'opportunità dello spazio sia da cogliere per tutte le aziende italiane, per rinnovare i propri prodotti, per cogliere questa opportunità, per capire le tecnologie nuove, nuovissime, che lo spazio comunque da sempre utilizza, perché è la frontiera dell'umanità più evoluta e più avanzata. Tornato nelle Marche, ho deciso di impegnarmi in questa attività proprio per promuovere una rete di aziende, piccole e medie imprese soprattutto, per poter operare nello spazio. Stiamo lavorando con un piano di sviluppo tecnologico, sia per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie, sia per quanto riguarda le applicazioni e i servizi a terra, perché lo spazio fino ad oggi è caratterizzato da investimenti pubblici, quindi il taxpayer ha diritto di un ritorno sull'investimento. Il ritorno sull'investimento sono queste applicazioni e servizi per migliorare la qualità della vita del cittadino. Quindi questo è un po' il piano che stiamo elaborando con l'aiuto, con il supporto degli stakeholder istituzionali, stiamo promuovendo queste iniziative. Quindi la space economy è una ad oggi, nel 2022-23, il budget, la spesa, il ritorno dello spazio a livello mondiale è di circa 500 miliardi di dollari. Si prevede che nei prossimi 4-5 anni si raddoppierà questo budget, questo bilancio.